tutti queste sere siamo qua insieme a Carlo, come avevo promesso, a parlare della lotta agli acari nei pollai, da non confondere con la lotta agli acari negli allevamenti dei canarini, in quanto stiamo parlando di un ambiente esterno totalmente, tra virgolette, incontrollabile, perché appunto un ambiente interno come un allevamento di canarini che teniamo al chiuso è un ambiente che riusciamo a controllare con antiparassitari, invece un pollaio che è all'aperto non si può controllare con antiparassitari, anzi con gli antiparassitari si può solo inquinare l'ambiente, spruzzare continuamente e vedere comunque sempre gli acari. Chi dice di risolvere con gli antiparassitari per uso esterno, attenzione, perché poi per esempio anche l'ezolto funziona con i polli, se lo fate bene alle galline, gli acari moriranno. Quindi parlo di antiparassitari ad uso esterno, cioè quelli che si spruzzano, si diluiscono e si spruzzano nei pollai. In questo modo inquinerete il pollaio, inquinerete il substrato, la paglia o quello che c'è come substrato, il terreno, e non risolverete nulla, perché l'acaro rosso di giorno si rintana in delle buche, esce poi la notte, quindi anche se voi riuscite a colpire degli acari con un antiparassitario, gli acari che sono sottoterra non li riuscirete mai a distruggere, quindi starete sempre ogni settimana a spruzzare questi prodotti. Chiuso questo argomento, fatta questa premessa, quindi che gli antiparassitari, i veleni, non funzionano, a parte alcune altre cose insomma che non sono veleni, ma non voglio parlare di queste cose. Questa sera vi voglio parlare invece di quello che faccio io, perché io ogni volta vi parlo di quello che faccio io, quello che funziona nei miei allevamenti, che è stato testato già per esempio questo metodo da 5 anni e noi non vediamo nemmeno un acaro avendo circa 40 capi di avicoli, di cocincine nane, perché abbiamo solo le cocincine nane. Quindi vediamo come sconfiggere l'acaro rosso nei pollai con un metodo 100% biologico. 100% biologico significa che non utilizzeremo nessun tipo di veleno e nessun tipo di materiale inquinante. Infatti utilizzeremo questo acaro, adesso Carlo si avvicina e vi fa vedere la foto, il disegno che vedete qua. Qua abbiamo invece ingrandito la testa di quest'acaro, vedete, questa è la parte della testa, questo è l'apparato. In questo caso questo è un acaro predatore, quindi questo non è un apparato succhiatore, ma proprio questo masticatore, perché c'è differenza anche in questo piccolo dettaglio. Si tratta praticamente del Androlaeaps casalis, si chiama così, che è un predatore naturale degli acari rossi e grigi, perché uccide, sì, gli acari rossi e grigi sono lo stesso acaro, il grigio quando non succhia sangue e il rosso invece quando si nutre del sangue delle galline. Quindi questo acaro come agisce? Agisce semplicemente andando la caccia continua, notte e giorno, agli acari rossi dei polli, e non si mangia solo gli acari rossi, ma la cosa fantastica è che questo acaro predatore si nutre anche delle uova, quindi la sua azione praticamente è un killer, non ci sono dubbi. Vi risolverà il problema, attenzione, vi risolverà il problema, perché questo acaro è molto più piccolo dell'acaro rosso. Quindi adesso io vi voglio fare un piccolo disegnino, ad esempio l'acaro rosso ha questa dimensione, questo acaro ha questa dimensione, quindi che cosa consente la dimensione di quest'acaro? Consente di andare a inserirsi in tutte le tane degli acari rossi, perché dove entra l'acaro rosso naturalmente, se lui è molto più piccolo, e quando poi lo ordinerete vedrete che è piccolissimo, sembra polvere quando lo vedrete nel secchiello, si riesce a inserire in tutte le fessure dove entra l'acaro rosso, e quindi non la smetterà fin quando non ci saranno più acari nell'ambiente. Quindi fidatevi, perché è un metodo che funziona, dovete avere solo pazienza, perché praticamente quando voi andrete a
liberare questi acari, poi faremo un video quando mi arriveranno, quando andrete a liberare questi acari nell'ambiente, quindi nel pollaio o nei dintorni del pollaio, dovrete avere pazienza, soprattutto se avete un'infestazione forte, in quanto vedrete gli acari diminuire mano a mano nel raggio di circa un mese e scomparire nel raggio di circa un mese e mezzo, perché naturalmente essendo un'azione di predazione naturale occorre del tempo affinché questi acari si mangino gli altri acari. Io vi consiglio di liberarli quando, anche quando vedete pochissimi acari, o verso maggio quando inizia l'attività vera e propria dell'acaro rosso. Noi lo stiamo liberando in questo periodo perché ci sono questi sbalzi termici: di giorno fa caldo, di notte fa più freddo, di giorno fa poi di nuovo caldo, quindi c'è molta umidità e quindi questi acari cominciano, diciamo, ad uscire fuori. Quindi ecco, liberando il predatore adesso ci assicureremo che proprio non escano. Cosa molto importante: questi acari non infestano i polli, non salgono sui polli, non salgono sulle piante, sono predatori solo dell'acaro rosso dei polli. Dove li potete trovare? Li potete trovare su questo sito, almeno dove li prendo io, che è dogtore.it, poi vi lascio il link sotto il video. E quanto costano? Perché sicuramente questa è la domanda principale. Costano 52,99 euro, comprese le spese di spedizione, per trattare, loro dicono, circa 30 capi, ma io non considero 30 capi, ma diciamo che considero più o meno, considerate che ne vanno messi più o meno 30-50 grammi al metro quadro, quindi questa quantità di acari serve per trattare un pollaio di 50 metri quadrati più o meno. Quindi quali sono i vantaggi? Concludiamo il video. I vantaggi sono l'eliminazione definitiva degli acari, perché è proprio un'azione meccanica naturale, quindi questi acari predaranno, se ne andranno solo quando avranno finito la loro azione, poi migreranno in altri territori, magari nei terreni vicini dove ci saranno acari. Non bisogna maneggiare i capi, quindi voi non dovete assolutamente prendere i polli uno a uno e trattarli con medicina o fare bere farmaci, ma non li dovete proprio toccare, in quanto libereremo semplicemente questi acari. E una cosa fondamentale per quanto riguarda Dodò è che non utilizzeremo nessun veleno. Quindi ecco, questo è uno dei casi, soprattutto nei pollai grandi, dove si spruzzano centinaia di migliaia di litri di veleno e dove si potrebbe evitare, magari spendendo in proporzione del numero e dell'ambiente quanto è grande, la cifra che vi ho indicato. Quindi io vi consiglio di intanto acquistarli, appena mi arriveranno, penso una settimana prossima, faremo un video insieme a Carlo dove vi faremo vedere come li libereremo nei nostri pollai. Noi abbiamo tre spazi, tre piccoli pollai, quindi vi faremo vedere come si adoperano, tra virgolette. Vi arriveranno in un secchiello con un substrato di vermi pulite, quindi sarà un secchiello di 600 grammi, circa, non lo so adesso il peso, non mi ricordo. Comunque vedrete un materiale, questi acari poi tutti attaccati anche al coperchio, quindi sono piccolissimi, veramente piccolissimi, e quindi lasceremo poi alla fine anche il coperchio e il secchiello all'aperto affinché si disperdano. Importantissimo, non si possono utilizzare per l'allevamento dei canarini al chiuso. Sono state fatte delle prove negli allevamenti, ma non funzionano perché l'acaro, questo acaro è un acaro terricolo, quindi ha bisogno di terra per andare nella terra. Liberandolo in un ambiente, in una stanza, io non ci ho mai provato sinceramente. Immaginate che se voi liberate questi acari in un allevamento di canarini, poi saranno queste a infestarvi la stanza. Quindi grazie a tutti, sperando sempre di esservi utili, ci vediamo quindi con il video del lancio. Buona serata.